Si è parlato qualche giorno fa, nel corso dell'anniversario per gli 80 anni, del drammatico bombardamento di Alife. Inutile dire che il tema è tornato di grande attualità. Dopo un convegno nell'aula consiliare, numerosi eventi che si sono svolti nella giornata e un lungo corteo per le strade della cittadina per testimoniare come sia ancora vivo il ricordo delle tante vittime nel corso di quel 13 ottobre del 43, quando la città fu sorvolata e bombardata senza un perché. Ma c'è chi parla infatti anche di un'operazione molto particolare. Noi abbiamo incontrato il professor Giuseppe Angelone, che è informatissimo su questo drammatico evento, grazie alle sue numerose ricerche storiche. Sentiamolo. Il bombardamento di Alife è un bombardamento molto particolare, viene considerato appunto un bombardamento di precisione perché viene messo in pratica dal 319° gruppo di bombardamento americano, che viene ritenuto tra quelli maggiormente appunto precisi, i piloti con una maggiore precisione per effettuare questo tipo di bombardamento. Molto particolare perché in realtà fino alla sera precedente negli ordini operativi di questo gruppo non c'è appunto Alife. Cosa è successo su quel territorio, su questo territorio? Siamo ad Alife oggi, su questo territorio proprio in quelle ore. Si sta verificando l'attraversamento del fiume Volturno nella notte proprio tra il 12 e il 13, tanto che alcuni piloti americani che io riuscii a contattare quando erano ancora in vita, circa una decina d'anni fa, mi raccontarono appunto di una missione che fu improvvisa. Alle 4 di mattina furono svegliati e furono appunto chiamati a bombardare questo centro, che in realtà loro conoscevano solo come punto su una mappa, che era in realtà Alife. Un bombardamento devastante, l'80% di una sezione, di un settore della città va distrutto e soprattutto periscono oltre 40 vittime. Il professore Guadagno, che si è occupato in passato, prima del mio libro, nel 93, il mio libro è uscito nel 2010, aveva fatto un primo computo che poi è stato aggiornato e che appunto deve essere ulteriormente aggiornato anche con le vittime che vengono provocate da un precedente bombardamento la sera del 9 di ottobre, 4 giorni prima rispetto a questo bombardamento che viene messo in pratica a mezzogiorno e 2 minuti del 13 ottobre. Quindi il 9 sera, intorno alle 8:30, viene bombardata l'area della ferrovia e anche alcune zone, diciamo, della periferia cittadina, e ci sono altri 7 morti. Quindi, diciamo, il computo poi potrebbe essere ulteriormente aggiornato perché, come detto anche nell'ambito di questo convegno, sono circa 1.000 i profughi napoletani che sono ad Alife in quelle settimane. Quindi è probabile che sotto il bombardamento ci siano anche vittime provenienti da altri paesi di cui non si è potuto poi scoprire le generalità. Da Alife è tutto, Angela Giordano e Lorenzo Applauso per Casertasera.it.